La prima volta che sono uscito sulla rossa è stato bellissimo, c'era una giornata di maestrale, ricordo, e l'acqua era piatta. A un certo punto la velocità ti ci abitui perché se sei già molto veloce poi ci rimani, cioè senti il vento, senti il rumore, l'acqua che passa veloce intorno a te, gli orizzonti, le montagne, tutto che cambia molto velocemente. Però è stabile come sensazione. E invece le curve, senti proprio un grip sull'acqua, cioè come proprio la sensazione di tirare queste curve sulla neve perfetta, appena battuta, con gli sci, con le lamine fatte, quella roba lì. Sono Vittorio Bissaro e questa è la mia prima campagna di Coppa America con il team Luna Rossa Prada Pirelli. Un team che ha tutte le carte per giocarsi la prossima coppa. A bordo sono un trimmer, quindi mi occupo di regolare le vele o i foil. Questa è l'altra cosa bella perché da quando le barche sono volanti io sono finalmente riuscito a unire l'altra mia grande passione che è il mondo dell'aeronautica. Al liceo mio un giorno viene presentato, c'era una giornata, un open day dove si presentavano vari atenei, varie possibilità di indirizzo universitario. Ero in ultima fila, adolescente, quindi proprio l'ultima cosa che interessava era pensare al futuro. A un certo punto mi cattura questa prima slide del Politecnico di Milano, ingegneria aerospaziale, perché c'è questa slide di una barca a vela di Coppa America. Io ho scelto ingegneria aerospaziale per la Coppa America e se a 18 anni mi avessero detto dove vedi un tuo futuro, l'avrei visto nel Dipartimento dei Designer, non nel Dipartimento dei Velisti. Salata. Diciamo che dopo l'università io ho abbandonato quello che era il percorso classico di tutti i miei colleghi, tutti i miei ex compagni, cioè che sono andati nel mondo del lavoro e io ho iniziato a fare l'atleta. Ho fatto il velista olimpico a tempo pieno. Vabbè, ironia della sorte, nel mondo di Coppa America ho avuto la fortuna di entrarci, ma non dalla strada che avevo immaginato. 49 è il massimo numero storico con cui usciamo i campi perché il quello che è sempre stato un po' la mia difficoltà, cioè la mia criticità su cui ho lavorato negli ultimi 10 anni, cercare di gestire la mia natura ingegneristica, perché poi alla fine per far andare forte una barca a vela bisogna essere istintivi, non puoi permetterti di ragionare la reazione, devi viverla, devi esserci dentro. È un privilegio, un grande privilegio. Sento soprattutto questo, cioè la fortuna. La bellezza di questa prima esperienza in questo contesto dove ogni giorno riesco a imparare qualcosa di nuovo e ogni giorno cerco di dare il mio contributo.